Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un completo che ho realizzato con i cartamodelli di taglio d'oro. È composto da una maglia sagomata e un pantalone palazzo con una gamba un po' svasata. E questo completo l'ho realizzato grazie al kit di taglio d'oro che potete acquistare comodamente online sul sito www.tagliodoro.ch. Il kit consiste in 280 modelli, quindi figurini con i cartamodelli abbinati, e poi questo metro fantastico, molto facile da usare, e le puntine, lo scotch. Questo è il completo che vado a realizzare. Ho apportato qualche modifica sulla parte sopra, e poi il sotto è questo pantalone appunto con la gamba un po' svasata, che è questo qua. Quindi la maglia è il numero 14 e il pantalone invece è il numero 11 della rivista 317. Dietro ai figurini trovate i cartamodelli corrispondenti. Oltre al cofanetto, sul sito trovate questi bellissimi supplementi che escono ogni 3 mesi. Non dovete fare altro poi che fotocopiare la parte dove sono disegnati i cartamodelli e poi ritagliare la fotocopia. Come vedete, c'è la metà del davanti e la metà del dietro, perché poi il tessuto va messo in doppio quando va tagliato. Quindi qui vi dà anche lo schema del disegno tecnico e nell'esattezza della parte dietro, per farvi vedere appunto come è fatto anche il dietro. E grazie al cartamodello che poi trovate nel kit, dove trovate tutte le misure pari che indicano la misura della circonferenza del seno e quella dei fianchi, quindi bastano solo queste due misure per sviluppare i cartamodelli. Nel mio caso io userò la circonferenza del seno per fare la maglia e metterò la puntina sul 96, che è la mia circonferenza del seno, mentre per il pantalone userò la circonferenza dei fianchi, che nel mio caso è 98. Quindi basta mettere la puntina poi sulla X che trovate disegnato, oppure sulla croce, in questo caso nel cartamodello, e poi vi andate a sviluppare tutti i numeri che ci sono attorno al disegno. In questo caso io modificherò il pantalone perché non andrò a mettere la zip davanti, quindi ma metterò una fascetta elastica. E quindi vi vado a sviluppare i cartamodelli. Questo è il davanti e questo è il dietro. Il davanti è contrassegnato con la lettera A e il dietro con la lettera B. E poi non metterò la tasca, quindi non andrò a sviluppare il cartamodello della tasca, perché appunto farò un pantalone più casual, più comodo da indossare, e utilizzerò anche un tessuto bielastico, quindi sarà più comodo. Volevo fare un completo elegante ma comodo, quindi vado a sviluppare tutti i puntini, e poi grazie ai righelli che trovate sempre insieme al cofanetto, sempre sul sito, mi vado a unire tutti questi puntini basandomi sempre sul disegno che ho di riferimento, quindi del modello che mi vado a sviluppare in miniatura. Quindi guardo sempre il disegno e poi, come il disegno, mi riporto tutte le linee unite. Dopo aver finito di fare tutte le sagome dei cartamodelli, mi vado a segnare tutte le cose che sono messe nel disegno in miniatura, quindi il dritto filo, e poi, come vedete, ho anche modificato il cavallo, quindi ho messo il margine di cucitura proprio sul cavallo, quindi non seguendo la linguetta. Ho segnato la pence e il margine di cucitura è questa linea tratteggiata che va a delineare tutta la sagoma. Quindi poi andrò a ritagliare proprio seguendo il margine di cucitura tratteggiato, e questo è il cartamodello dietro, quindi la stessa cosa farò con tutti i cartamodelli. Adesso mi vado a fare quello della maglia.
È una maglia molto bella, particolare, perché ha questa spallina, diciamo, questo giro manica un po' più largo e valorizza di più le spalle, soprattutto per chi ha le spalle piccole come le mie, quindi me le allarga un po'. E quindi l'ho trovato molto indicato come modello, anche il pantalone con la gamba svasata, perché appunto per chi ha magari i fianchi un po' più larghi te li può slanciare, quindi l'ho trovato un completo adatto alle mie forme. Quindi, come col pantalone, anche con il sopra vado a unire tutti i puntini con i righelli. E in questo caso, essendo il top di questo modello un po' corto, quindi magari più adatto a una teenager, io ho preferito invece allungarlo un po'. Quindi i cartamodelli di taglio d'oro sono intuitivi e poi li potete modificare come volete. In questo caso c'è una pence sicuramente importante, perché questa maglia è molto sagomata, quindi non ho fatto altro che poi riportare e speculare la pence sotto, quindi fare un triangolo inverso. L'ho allungata di 10 cm, come vedete dalla linea tratteggiata, e poi ho aggiunto 4 cm per fare il bordino, quindi per fare poi un'eventuale cucitura, oppure semplicemente per poterlo allungare un po' di più. Quindi la stessa cosa la faccio con il dietro. E una volta avendo fatto tutti i cartamodelli, vado a prendere il tessuto, questo bellissimo jersey con stampa mare, fantasia di corallo e conchiglie, quindi ispirato proprio alla stagione estiva, e mi ricorda molto la mia città, Sciacca, dove il corallo è molto conosciuto, il famoso corallo di Sciacca che è esportato in tutto il mondo, quindi l'ho visto molto rappresentativo, ecco, della mia cittadina. E così ho realizzato questo bellissimo completo. E per posizionare i cartamodelli dovete seguire il dritto filo, che è quello che vi andate a segnare appunto sui cartamodelli, questa freccia qua. Il tessuto lo mettete in doppio e potete metterlo dritto con dritto o rovescio con rovescio, in base al tipo di tessuto, al tipo di fantasia, se volete appunto stare più attenti al posizionamento poi della fantasia sul tessuto. E vi ricordo che i cartamodelli di taglio d'oro sono fatti per il tessuto su dritto, quindi state attenti soprattutto se ci sono dei completi asimmetrici che poi magari vi vengono al contrario. E questi sono le sagome dei cartamodelli, quindi del tessuto che sono andata a tagliare anche per il sopra, e ho messo il tessuto in doppio. Quindi nel cartamodello è segnata una paramontura, ma io andrò a fare una versione un po' personale, quindi diversa, e andrò a fare solo un overlock, quindi una rifinitura con la taglia e cuci. Farò un overlock arrotolato con un tessuto colorato. Quindi poi voi, se volete fare le paramonture, dovete seguire questi tratteggiati, quindi dove mettere il tessuto in doppio, tipo lo sbieco praticamente. Potete mettere anche uno sbieco oppure lo stesso tessuto. E questo è il centro davanti e il centro dietro, che sono contrassegnati dalle lettere VM e HM. Poi quelli al centro sono le pence e la linea della vita. Vi consiglio anche di fare una piccola tacca, così poi quando unite il dietro col davanti lo potete tenere in considerazione. Questo è il pantalone, la gamba del pantalone, quindi il tessuto già tagliato con la sagoma del cartamodello. Il tessuto è sempre messo in doppio. E questo è il dietro, quindi è la parte dietro del pantalone. Per segnare le pence non dovete fare altro che poi aprire il tessuto che avete tagliato, quindi la sagoma in questo caso della maglia, e segnare con un pennarello oppure con un gessetto per tessuti la pence. Poi, una volta provata la maglia, ve la andate a imbastire meglio la pence, così sapete un po' a mettere degli spilli, così vedete bene di quanto farla grande. Però di solito, lavorando con taglio d'oro, devo dire che le pence sono perfette.
quindi inizio ad assemblare i pezzi, metto la parte dietro, dritto con dritto col davanti e la unisco dai fianchi e poi dalle spalle. Prima metto gli spilli e poi vado con la taglia a cuci, quindi unisco tutte le parti con la taglia a cuci, quindi è un completo, diciamo, molto facile da realizzare. Uso il punto overlock a quattro fili per tessuto elastico, quindi questo qua. Quindi unisco tutte le parti, sia della maglia sopra sia del pantalone. Quindi in questo caso sto cucendo con la taglia a cuci le parti laterali e poi la spalla della maglia. A questo punto mantiene il tessuto elastico, quindi è molto comodo e anche da fare, molto veloce e pratico. E poi unisco il davanti del pantalone, quindi vado a unire il cavallo. Questo è il dietro, quindi già cucito con la taglia a cuci, e poi faccio il cavallo del davanti. Il tessuto è messo dritto con dritto in questo caso. Poi vado a segnare le pence dei pantaloni, quindi vado a fare sempre un segno con il pennarello per tessuti. E poi unisco le parti del pantalone, quindi il davanti con il dietro, e le vado a unire sui laterali. E poi vado a chiudere le pence facendo un punto dritto sia sul pantalone che sulla maglia. Quindi vado a mettere gli spilli sui laterali e poi vado alla taglia a cuci e faccio il punto overlock a quattro fili. Quindi una volta unito poi tutti i pezzi e chiuse le pence, poi vado a rifinire i bordi del completo, quindi della maglia e del pantalone. Faccio un punto arrotolato a tre fili con l'ago di destra per rifinire il girocollo e il giromanica della maglia. E faccio un doppio giro, quindi lo ripasso due volte, così il filo sarà più fitto e il rosso diventerà appunto più intenso. Quindi ho finito il pantalone, ho chiuso le pence con un punto dritto dietro e davanti, poi ho fatto la piega, qua devo solo fare il punto dritto, quindi intanto ho messo gli spilli anche per vedere la lunghezza, quindi prima ho fatto la taglia a cuci e ora vado a fare un punto dritto per rifinirlo. Per quanto riguarda la maglia, dentro ho tagliato le pence perché c'era il tessuto in eccesso, quindi ho tolto il tessuto in eccesso e l'ho rifinito con la taglia e cuci, sempre con l'overlock a quattro fili, come ho fatto sui fianchi, quindi sui laterali. E poi sotto ho fatto l'overlock a tre fili arrotolato, come ho fatto con il girocollo e il giromanica. Ho lasciato il tessuto delle pence solo dietro perché dietro le pence erano più sottili, mentre davanti, siccome ce n'era tanto tessuto, le pence erano belle grandi, quindi ho preferito tagliarle. Questo è il bordino sopra, quindi anche sopra ho fatto un doppio giro, ho messo l'elastico, mentre sotto ho fatto solo il punto dritto dove prima avevo messo gli spilli e così ho finito il completo. E questo è il risultato, un completo molto comodo ma allo stesso tempo elegante e sofisticato che potete indossare anche a degli eventi più importanti. È un completo che bisogna avere assolutamente in estate perché è funzionale e lo potete usare veramente tantissime volte in tantissime occasioni, anche ovviamente spezzato, quindi la maglia è bella anche con un jeans e il pantalone lo potete mettere anche con una canotta.
canotta per renderlo più casual, in questo modo sicuramente più elegante. Poi è molto bello crearsi le cose su misura, perché proprio te le senti addosso come se fossero una seconda pelle. Quindi è veramente bellissima questa sensazione, e vi consiglio i prodotti di Taglio d'Oro anche per questo, per potervi creare facilmente i vostri abiti su misura. Vi invito a seguirmi anche sui miei canali social, fatemi sapere sotto il video cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie mille, ciao a tutti!